Buongiorno, sto iniziando questo video in accappatoio perché mi sto preparando per uscire. Oggi devo andare alla ricerca di piastrelle, ma prima di uscire volevo approfittare del fatto che sono pulita, profumata e sistemata per appropriarmi di uno shopping fatto da mia sorella, perché io ormai, essendo divisa tra la casa nuova e il teatro, non ho più tempo per pensare a certe cose e quindi lei ha ordinato delle cosine. Tante di queste non le sono piaciute, quindi prima che le rimandi indietro volevo provarle anch'io perché sono dei pantaloni bellissimi e voglio vedere se magari a me piacciono, se mi vanno bene e se posso tenere e approfittare di questo shopping che è stato gentilmente fatto direttamente da lei, così io non ci ho dovuto pensare. Voglio provarli subito insieme a voi e poi andiamo appunto avanti con la nostra ricerca per la casa. Ecco qua, mi sono messa addosso una maglia neutra per riuscire a farvi vedere i pantaloni. La luce oggi non aiuta. Vediamo se così è meglio. Quasi. Allora, tutto questo ordine arriva da Zalando e il primo paio di pantaloni è un paio di pantaloni blu eleganti. Sono bellissimi, li sto trovando davvero molto molto eleganti, molto belli, molto leggeri, molto estivi. Io adesso devo di nuovo fare un po' di acquisti per il lavoro di cose totalmente nere e se trovo questi pantaloni in versione nera li prendo perché sono super leggeri, super estivi, super eleganti, ma allo stesso tempo non sono quell'elegante un po' stile vecchio, sono molto moderni e una linea pulita classica che andrà bene sempre. Questi sono super approved e sono marchio Stradivarius. Per il secondo paio rimaniamo comunque sul mood elegante, ma in questo caso abbiamo un paio di pantaloni chiari. Sono color crema o pietra, un colore bellissimo, un bianco beige molto neutro e molto morbido, super eleganti anche questi, bellissimi perché hanno questa parte arricciata ma solo in un piccolo punto e non li rende cheap. Hanno la cinturina integrata e le pinces qua su per allargarsi poi sotto e in questo modo essere super super eleganti. Anche questi sono molto leggeri, sono molto belli, apprezzo le tasche cucite bene però di modo da non rovinare il pantalone. Anche qui abbiamo dei pantaloni Stradivarius perché vi confesso che mia sorella ha una piccola dipendenza con questo marchio. E sia, no, questo è un 32 perché veste super wide, mentre quello di prima è un 34 perché veste slim straight, quindi sono un po' più dritti, sono un po' più stretti, un po' più affusolati, un po' meno larghi e quindi ha fatto bene mia sorella a prendere la 32 in questo modello e la 34 in quello, che perlomeno per me va meglio così e preferisco come vestono quelli di prima in versione 34, mentre questi in versione 34 non sarebbero andati bene. Questi qua li avrei tenuti perché lei li rimanda indietro. Io li avrei tenuti, ma ho già un paio di pantaloni così di Zara e non ha senso avere un altro paio identico. Andiamo poi per il terzo paio di pantaloni. Adesso abbiamo un paio di jeans. Questi sono grigi, grigi chiari. Non ho mai avuto un paio di jeans grigio chiaro e sono bellissimi perché sono a gamba larga, larghissima, sono a palazzo e sono veramente super eleganti. Non me l'aspettavo, anche perché hanno una vita leggermente più bassa rispetto a quella alta classica, però mi sta piacendo e potrei anche decidere di tenerli perché poi non avevo ancora trovato un paio di pantaloni o una cosa che andasse bene con questo top, ma a quanto pare questi jeans sono proprio la cosa perfetta insieme a questo top. Non so cosa fare. Votate un po' nei commenti, li teniamo o li rimandiamo indietro? Sono veramente bellissimi. E tra l'altro questi sono Bershka,
non me l'aspettavo di amare dei pantaloni di Bershka e sono taglia 32 anche questi. Perfetti, li sto adorando. Eccoci con un altro paio di jeans, questi sono marchio Mango e la taglia è la 34. Questi li sto adorando, ma non per me, sono bellissimi. Il colore è un jeans vintage, molto molto bello, molto flattering, ma ci sono un po' di cose che non vanno. Allora, in vita sono un po' larghini. Poi, per questo tipo di jeans qua, a me piace un tessuto un pochino più leggero, mentre questo è un po' troppo pesante. E appesantisce questa parte qua, che a me non piace aver pesante. Per il resto sono bellissimi. La parte a zampa, che è lunghissima, però per come è fatta si può accorciare anche per le ragazze petite. Sul lato B stanno alla perfezione, però sono appunto queste due cosine che non mi convincono, però per il resto sono dei jeans bellissimi. Questi qua grigi sono veramente leggeri, quindi vanno bene anche per l'estate, quando ancora non fa proprio super caldo, ma quando ci sono ancora quelle temperature tra i 20 e i 30 li puoi indossare tranquillamente. Infine abbiamo un ultimo paio di jeans, questo è un blue jeans classico, sono di nuovo Stradivarius, che sorpresa, e sono un 34, ma attenzione, questo modello qua, che è il D96 Straight Cropped, veste molto stretto, per cui vi consiglio una taglia in più se volete avere quel feel di un po' più rilassato. Questi sono perfetti su di me, però comunque un minimo costringono i miei movimenti, nel senso che se volessi comunque andare per lo stile che piace a me, prenderei questi esattamente di questa taglia qua, perché questo fatto di essere un po' strettini li rende più eleganti. Ma per il discorso di come vengono utilizzati i jeans generalmente, che non è quello di avere una cosa proprio elegante, prenderei una taglia in più, ma credo che se prendessi una taglia in più starebbero male in vita, perché questi sono al limite, quindi in realtà vi consiglio di prendere la vostra taglia o sì. Prendete la vostra taglia e poi una taglia in più, perché così riuscite a capire qual è quello più adatto a voi, anche se devo dire che comunque tra i pantaloni che ha ordinato mia sorella, quelli straight sono giusti quelli in taglia 34 per me, mentre quelli larghi sono giusti taglia 32, perché in una 34 mi sprofonderei, mi perderei dentro. E quindi questi fanno parte della categoria straight, per cui meglio prenderli nella taglia, diciamo che se siete a metà tra un 32 e un 34, prendete la 34 più il 36 per capire se vi va meglio il 34 o il 36, in base a come amate che vi siano. Li trovo davvero bellissimi. Sono super eleganti, mi piace ogni cosa di questi jeans, però sono identici praticamente a un altro paio di jeans che ho già, e gli altri sono molto più belli, nel senso che sono più leggeri, più estivi, più tutto, e quindi non ho bisogno di un altro paio di jeans identici e un po' meno belli degli altri, per cui probabilmente penserò un po' se tenere quelli grigi, se no per il resto per me le valutazioni di mia sorella sono giuste, e quindi quelli che sono da tenere sono questi qua a zampa e questi qua a gamba dritta, larga, a palazzo, blu, eleganti. Gli altri, no, in realtà anche questi eleganti e color pietra li terrei perché sono bellissimi, però ne abbiamo già
degli altri e quindi non ne abbiamo bisogno, però li terrei tutti. E questo è il punto, che li terrei tutti, ma ho già dei pantaloni così, perché di base questo ordine qua non l'ho fatto io. Ok. Basta, ora mi vesto e usciamo. Eccomi pronta con addosso i pantaloni di cui vi parlavo. Non sono di nessun marchio in particolare, ma sono bellissimi. Fuori diluvia e la mia voglia di uscire è pari a meno 50, ma mi tocca. Per farvi un'idea, stiamo andando a cercare le piastrelle per il bagno e per la cucina. In teoria quelle per la cucina le ho già trovate, ma siccome le ho viste in un solo negozio, un secondo negozio che ho visitato da Tecnomat, vorrei andare a fare il giro dei negozi delle ceramiche per vedere se trovo qualcosa di più bello. Ma nel caso le ho già trovate, non ho intenzione di rivestire totalmente bagno e cucina con le piastrelle perché è una cosa molto old style. In cucina le voglio mettere solo nella parte del top, quindi del piano di lavoro e basta. E in bagno le vorrei mettere nella doccia e forse dietro il lavandino. Ma ancora non mi sono decisa, dipende da quelle che trovo. Se sono le piastrelle che ho in mente io, forse le metto anche dietro il lavandino, altrimenti solo nella doccia. Let's go! Mi devo bardare tutta perché è gennaio fuori, praticamente non mangio. Basta pioggia! Io veramente non lo so come ho fatto a trovare la motivazione per uscire di casa con questo tempo. Ma eccoci qua davanti al primo negozio che andiamo a visitare. Siamo da Iperceramica, quello di Viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo, o stesso San Giovanni, non so più. Cioè, questo viale è di tutti. Let's go. Allora, feedback su Iperceramiche. Me ne sono andata via perché ho fatto un giro. Ho trovato diverse cose che mi piacevano. Tra le mie preferite, ovviamente, le piastrelle a fetta, io le chiamo così, ma non so se sono così. E poi quelle all'isca di pesce. Ho chiesto i tempi di consegna, ci vogliono 20 giorni e 20 giorni non li posso aspettare, per cui adesso prima di abbandonarmi a questi 20 giorni ho deciso di fare un ulteriore giro, era già previsto, sono da Ceramiche Frattini, appena fuori dalla tangenziale andando verso Lecco da Cinisello, siamo in corrispondenza dell'area di servizio di Desio, super comodo, andiamo a fare un giro anche qua a vedere che cosa hanno di bello, spero in qualcosa di più veloce come consegna. Ragazzi, mi sono innamorata, ve lo posso dire, mi sono innamorata perché ho scoperto le ceramiche Marazzi. Direte alla buon'ora, ma io le ho scoperte oggi. Forse per nome ho sentito così, ma non me ne sono mai interessata di ceramiche. Quindi, in realtà, questa ristrutturazione è una buona occasione per me. E mi sono innamorata delle ceramiche stile Luma, perché era quello che cercavo e non sapevo che fossero state proprio ideate da loro quella forma lì. Adesso abbiamo un bel problema perché le voglio e costano tipo 80 euro al metro quadro. Ah, ci devo pensare, ci devo riflettere, perché se scelgo quelle vuol dire che devo spendere, se voglio fare tutto il muro del top della cucina,
4 metri quadri a 76, facciamo il calcolo. In questo momento non riesco a fare i calcoli. Piove troppo per poter fare i calcoli. 77 per 4. 300 euro. Se volessi proprio togliere il retro del frigo e del mobile della caldaia, dovrei togliere tipo 1,20 m, ma 1 metro per stare sicuri. Quindi dovrei fare 77 per 3 metri quadri, 231, che già così non è malissimo, perché per me è un top Marazzi in cucina. Ha il suo perché, cioè non il top, il paraschizzi. Uffa, perché mi piacciono sempre le cose troppo belle? Forse perché le cose belle sono fatte per piacere. Vabbè, andiamo da Technomat, che è l'ultimo che voglio visitare oggi, perché lì avevo già trovato qualche cosa che mi piaceva a un prezzo un po' più accessibile, e voglio vedere se hanno rifornito anche con qualche cosa di nuovo. Anche perché io in realtà per il bagno stavo cercando una cosa ben precisa, che è la piastrella stile mosaico lisca di pesce, ma non la sto trovando da nessuna parte, perché probabilmente non va di moda in questo momento. Adesso va più di moda ovviamente il Luma di Marazzi, che è stato poi riproposto da tutti. E vabbè, questo vuol dire che è una cosa di tendenza. Però è talmente bello, talmente un classico, che non credo che passerà presto di moda. Solo che, boh, non lo so, ci devo riflettere. Qua i tempi di consegna sono molto più accessibili, anche una settimana ce la possiamo fare. 20 giorni direi che sono troppi. E se dovessi scegliere quelle ceramiche qua, verrei qui e non da Iperceramica. Verrei da Frattini. Va bene. Up to the next one. Andiamo alla prossima destinazione, e l'ultima mi sa. Ho comprato le piastrelle. Però non ve le fate vedere, perché non voglio spoilerarvi proprio ogni cosa. Adesso sono tornata a casa, ma tra poco devo uscire di nuovo perché ho le prove per lo spettacolo. Ma intanto volevo farvi vedere la mia torta salata epica che ho fatto ieri. Praticamente pasta sfoglia gluten free, friarielli, uova, Philadelphia e un po' di parmigiano. Questo poi ovviamente sale, pepe, fine. That's it, è squisita. La pasta sfoglia dell'Aldi rimane la migliore in classifica. Hello, hello, è venerdì pomeriggio, tra ieri quando ci siamo salutati e adesso. Non sono successe molte cose in senso di cose che ho fatto, ma ne sono successe tantissime nel senso di scoperte, realizzazioni e esperienze in senso recitativo. Ho fatto le prove ieri sera, stamattina, e la mia faccia racconta molto di questo. Ho pianto tanto, però era richiesto dalla scena, era richiesto dalla situazione, e quindi era legato a quello che accadeva in scena, non tanto nella mia vita, anche se è sempre così. Tutto ci riguarda, è il motivo per cui ci sono certi film che parlano di storie che dici non ha niente a che fare con me, e poi ti rendi conto che ti ritrovi a piangere sulle cose che meno avresti pensato potessero farti piangere. E succede esattamente così, perché quando sei messo di fronte alla realtà non la puoi negare. Adesso il piano per il pomeriggio è di fare un salto nella casetta nuova, perché devo fare un check delle prese, capire cosa manca, cosa devo comprare ancora di nuovo. Non ci sono grossi aggiornamenti, dobbiamo ancora fare qualche buco nei muri e cominciare a chiuderli, quindi magari vi tengo il tutto per un prossimo aggiornamento. Adesso voglio farvi vedere l'outfit.
Niente di speciale, ma solo per il solito discorso che ultimamente sembra che non faccio altro e che non vesto cose belle. Sto indossando uno dei miei outfit di questa primavera preferiti, gonnellina, collant e il mio cardigan. Questo cardigan ha una storia particolare perché per 2 anni non l'ho indossato perché mi ricordava un po' uno stile che non era più mio e poi all'improvviso ho trovato un altro modo di indossare questo cardigan che è molto più mio di quanto non lo fosse prima. Ora, mi sono dimenticata di fare un altro unboxing tutto mio questa volta e volevo farvi vedere le new entry. Stiamo parlando di cose per i miei workout. Abbiamo un nuovo giga tappeto per gli allenamenti. Questo ha uno spessore che mi dà una soddisfazione anche solo all'idea. 13 mm, quindi 1 cm e 3. È veramente cicciosissimo. Questo è perfetto perché quando faccio gli addominali devo sempre usare due tappettini perché se non è abbastanza spesso mi faccio male alla schiena, alla colonna vertebrale. E questo è perfetto da solo. È lunghissimo, 1,80 m ed è anche più largo del mio, quello che ho da sempre, che devo buttare. Ed è un regalo. Un mio amico me l'ha regalato perché ha visto quello che avevo combinato col mio e che l'avevo tagliato. E mi ha detto che era una cosa inguardabile e inaccettabile, quindi ha deciso di farmi questo bellissimo regalo e gli sono veramente molto grata, molto molto grata. Non me l'aspettavo, però sì, grazie. E poi un altro, sempre tappettino. In questo caso però abbiamo il tappettino ripiegabile e quindi molto molto più sottile. Questo avrà neanche mezzo centimetro secondo me, o forse mezzo centimetro ce l'ha. È un tappettino da yoga, però l'obiettivo di questo tappettino è di sostituire quella cosa che avevo tagliato per portarmelo in viaggio. Il colore, tra l'altro, è bellissimo. Spacchettiamolo insieme. È più sottile, però può sicuramente, tranquillamente, essere piegato su se stesso. Sarà lungo anche questo. Secondo me questo è 1,60 m, però per i viaggi è perfetto, perché nei viaggi comunque tendo a fare magari workout più in piedi. E se devo fare un po' di addominali lo ripiego ed è perfetto, sicuramente meglio di quella cosa che avevo tagliato io per i viaggi. E il marchio è Navaris, arrivano da Amazon, vi lascerò i link qua sotto nella descrizione come sempre. In ogni video se c'è una cosa che vi faccio vedere o che penso possa esservi in qualche modo utile, ve la linko nella descrizione. Se non trovo esattamente la stessa cosa, trovo una cosa simile o di un marchio migliore se la cosa che ho preso io non mi soddisfa. E quindi tutte le volte che volete comprare una cosa che avete visto nei miei video, dateci un'occhiata sotto perché sicuramente vi ho lasciato un link. Sono molto grata. Davvero non me l'aspettavo e mi fa molto piacere che mi abbia pensata in questo modo. Fine, questo è l'unboxing di oggi. Ora mi devo cambiare perché a breve dovrò andare a prelevare il mio operaio e portarlo nella casetta per fargli fare dei lavoretti. E voi siete sempre con me in realtà, se c'è qualche cosa di interessante.
riaccendo la telecamera. Avevo detto che avrei acceso la telecamera solo se fosse successo qualcosa degno di nota, ed ecco che è andata esattamente così. Ho passato il pomeriggio a fare l'artista. Ho pitturato i muri di rosso. Che ne pensate? Ho fatto un ottimo lavoro. Questo l'abbiamo fatto per far aggrappare meglio il rasante. Io sono molto orgogliosa del mio lavoro, soprattutto di questo pezzo qua. Guardate che arte che ho creato, cioè potrei aprire una galleria. Nel mentre stiamo anche posizionando, dirò stiamo, ma cioè, qualcuno sta posizionando le piastrelle in cucina ed è bellissimo. Solo perché sono veramente buona. Una cosa veloce proprio. Bellissime, belle belle. Il lavoro ancora da finire, ovviamente, però intanto si sta iniziando a vedere qualcosa e sono super felice. Soprattutto del fatto che comunque ho trovato la vernice perfetta da abbinare queste piastrelle. Wow, bellissimo. Una nuova esperienza per me. Ho scoperto il centro edilizia del Technomat. Sarà il mio posto fisso adesso. Verrò almeno una volta alla settimana a prendere cose. È bellissimo. Wow. Abbiamo caricato la macchina con mattonelle e malta bastarda. E non è un insulto, si chiama così. Buongiorno, oggi è domenica 5 maggio e si celebra la Pasqua ortodossa. Io questa settimana sono stata molto iperattiva e mi sono stancata parecchio, motivo per cui oggi ho deciso proprio di prenderla con molta calma. Sono andata a dormire molto presto ieri sera, mi sono svegliata con calma, ho fatto una bella doccia lunga e rilassante, maschera. Poi mi sono preparata, mi sono resa molto carina e presentabile e adesso stiamo per andare a raggiungere i nostri parenti insieme a Olivia e Luca per festeggiare e passare la giornata insieme in mezzo alla natura. L'outfit è questo, molto molto semplice, allo stesso tempo carino, casual ed elegante. Maglioncino in cashmere e questo gilettino con i fiori che sta bene perché stiamo andando a passare il tempo nell'orto di una zia, e poi un paio di jeans molto relaxed, e questo è quanto. Dopo una settimana dove ho passato più tempo vestita da lavoro, oggi avevo proprio necessità di mettermi un po' più carina e sto adorando questa acconciatura, anche se la frangia è diventata un po' ingestibile. Mercoledì vado, ho l'appuntamento per accorciarla, però è bellissima. Va bene, io colgo l'occasione per chiudere questo video, vi mando come sempre un giga mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao! Buon appetito a tutti! Grazie, tanto! Dai, facciamo vedere la tradizione. Come si fa? Ok.
io mi siedo qua. Allora, devi fare Cristo San Biato e poi... Cristo San Biato. Esatto. E poi si dà un colpo secco. No, colpo uovo secco. Uovo. Alla pari, vai. Ok. Facciamo? Cristo San Biato. Ah, devo andare San Biato. Vai. Madonna. Il mio non si è rotto. I miei tutti oggi. Sono friabile. Ma quindi cosa facile. Devo fare adesso? Hai sono appropriata di tutto. Adesso devi trovare con qualcun altro con cui. ho dato precise risposte. Sono appropriata del tuo fidanzato, Livia. Che splendida giornata. La situazione è questa. 1, 2, 3, 4. Se ho contato bene. Abbiamo 12 macchine, non la 12esima è andata poco fa, il posto è questo, un posto splendido, pieno di verde, pieno, 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 meraviglioso. E a parte tutta questa zona, parcheggio, piena di alberi e margheritine, c'è... anche tutta una parte con galline e uccellini, ve li faccio vedere perché sono bellissimi. Eccoli qua, appena diventano un pochino più grandi verranno lasciati anche liberi di gironzolare. Poi ci sono diverse aree relax, abbiamo delle altalene, la serra e poi l'orto di cui vi parlavo, una distesa enorme di terra che purtroppo tra un po' non ci sarà più e finché c'è bisogna godersela.